Ora veniamo davvero a questo appuntamento storico rispetto al quale la RAI è storicamente, altrettanto storicamente partner, grande appuntamento per lo sport sociale, per lo sport di base, la 38esima edizione di Vivi Città. Molti ascoltatori sapranno che parliamo della corsa più grande del mondo che diventa in questi giorni, causa pandemia, una staffetta virtuale. Non meno importanti però sono i messaggi che può veicolare e lanciare questa edizione del 2021, e allora ne parliamo con grande piacere. Intanto con il presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio a voi, a tutti i radioascoltatori, e grazie di questa grandissima opportunità. Grazie a lei, presidente. Ovviamente al fianco di Vivi Città c'è anche la FIDAL, la Federazione Italiana Atletica Leggera, che da poco più di due mesi è guidata da Stefano Mei, altro presidente. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi anche a Mei. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, credo che il presidente Mei non abbia nulla in contrario sia a fare gli onori di casa e Tiziano Pesce, numero uno della WISP. Presidente Pesce, ricordiamo intanto l'appuntamento domani, ricordiamo che sarà una modalità inevitabilmente diversa, speriamo per l'ultima volta come unicum, ecco, in attesa di tempi migliori, e ricordiamo anche quali messaggi vuole veicolare quest'anno un'iniziativa che sia di sport ma è anche di pace, di dialogo, di costruzione come Vivi Città. Assolutamente così. Intanto l'occasione ovviamente per me di salutare caramente il presidente Stefano Mei, come ha ricordato, con una FIDAL da sempre al fianco della WISP, così come Radio 1 RAI da sempre al via di Vivi Città per quella che domani sarebbe stata la 38esima appunto edizione, un'edizione solo virtuale. Utilizzeremo ecco i messaggi che Vivi Città ha sempre portato in Italia e non solo nel mondo, messaggi di speranza, di fiducia, messaggi ovviamente legati al nostro sport sociale di base, come diceva, messaggi legati a solidarietà, a promozioni di diritti, sostenibilità ambientale, e domani lo faremo con una staffetta virtuale attraverso la nostra lunga penisola, toccheremo tutte le regioni e porteremo attraverso i nostri dirigenti, i nostri volontari, i nostri tecnici sul territorio testimonianze ecco di come comunque la rete associativa della WISP, grazie a migliaia e migliaia di associazioni e società sportive, anche in questo anno di pandemia sta continuando a portare avanti sul territorio. Questa volta i messaggi ecco sono legati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Abbiamo di fronte mesi importanti e ovviamente ci auguriamo possano essere contraddistinti da una seppur lenta ma una ripresa ecco delle attività di sport sociale, quindi consegniamo ecco a questa staffetta anche questi messaggi di speranza, con un occhio ovviamente a tutto il tessuto associativo di base che ha necessità di sostegno, che ha necessità di ristori, perché è sicuramente uno degli ambiti più toccati ecco dal punto di vista sociale ed economico da questa tremenda pandemia. Sì, poi speranza moderatamente direi confortata anche dagli ultimi annunci del governo rispetto alle riaperture graduali anche dell'attività sportiva. Ci torneremo con Tiziano Pesce, però intanto Stefano Mei, ovviamente molti ascoltatori ricorderanno che intanto in carriera, in attività, è stato campione europeo dei 10.000 metri, poi un lungo percorso dirigenziale in seno a quella federazione, la FIDAL, che ora presiede, però non dimentichiamo Mei anche la partecipazione ad alcune edizioni di Vivi Città qualche anno fa, giusto? Sì, guardate, Vivi Città fu un po' antesignano, se vogliamo, oggi domani si farà una staffetta virtuale, ma anche allora di fatto era una gara virtuale pur correndola, perché con questa classifica ponderata, erano altri tempi ovviamente, magari non c'era tutta questa precisione di geolocalizzatori, GPS eccetera eccetera, però si faceva questa classifica ponderata, per cui io avevo modo per una volta di correre nella mia città dove non avevamo un impianto adeguato differentemente dall'oggi, quindi io avevo l'occasione per correre una manifestazione a carattere extra provinciale alla Spezia, e riuscivo a competere con i miei colleghi di tutta Italia. E quindi penso di aver fatto due edizioni, nell'86 mi sembra sicuramente e nell'89 mi pare. Chiedo scusa, intervengo da Cittadella. Vai pure Dario, torneremo subito dagli ospiti. Cittadella, vai Dario. In vantaggio, Cittadella in vantaggio 1-0, la rete segnata da Branca più tardi per la descrizione del gol. Grazie davvero a Dario Giordo. Presidente Stefano Mei conosce ovviamente le regole della diretta, quindi comprenderà l'intervento.
interruzione. Assolutamente, ho fatto 4 Olimpiadi con Radio 1, quindi allora, perfettamente. Allora, dicevo appunto, ecco, c'era questa metodologia, no? Per cui con la classifica ponderata, come dicevo, due occasioni ho corso alla Spezia, nel 86-89, in un'occasione nel 90 ho corso a Bari. E devo dire che era una bella manifestazione, magari era all'inizio soprattutto per un pista per quale ero io, era un modo per cominciare la stagione in una maniera un po' diversa. Io strada ho corso pochissimo su strada, perché appunto allora c'era molti confini, no? C'era, il perimetro di azione era molto chiaro, però era un modo diverso di fare la stessa cosa, e devo dire che ho ovviamente dei bellissimi ricordi legati chiaramente alla mia città, le occasioni in cui potevo corrervi. Tiziano Pesce, presidente della WISP, Stefano May ricordava i suoi trascorsi a Vivi Città, parlava in maniera più circostanziata di confini, in maniera più ampia invece è proprio una corsa che abbatte i confini, che si è corsa in tantissimi scenari, anche molto particolari, e poi forse non l'abbiamo ancora fatto, quindi mi fa piacere ricordare che domani 18 aprile è anche una data storica, ai 70 anni di quello che è stato il primo seme dell'attuale Unione Europea, no? Sì, proprio così. Intanto, ecco, sottolineo i grandissimi risultati di Stefano May appunto anche a Vivi Città, ma proprio nella classifica assoluta, quindi davanti a decine e decine di migliaia di atleti, come ricordava il presidente May nella classifica compensata. Poi sì, una corsa più grande del mondo che ogni anno fa scendere nelle strade, nelle piazze dei nostri centri urbani, ma non solo, in Italia e nel mondo. L'edizione del 2019, l'ultima che si è corsa, ha messo insieme 35 città in Italia e quasi 15 nel mondo. Vive Città ha toccato negli anni anche territori martoriati dalla guerra, ricordiamo l'edizione di Sarajevo, ma ricordiamo anche l'edizione a Corogoccio con padre Alex Zanotelli, poi ovviamente i temi della legalità con al fianco Libera, l'associazione di Don Ciotti, e poi sì, ricordava bene, la ringrazio di questo spunto, perché domani si festeggerà il 70° anniversario dei trattati di Parigi, perché nel 1951 i 6 stati fondatori di fatto di quella che divenne poi l'Unione Europea firmarono i trattati che istituirono la cosiddetta Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che di fatto fu il primo atto fondativo appunto della Comunità Europea. Questo per noi è importante, questa cifra, ecco, che sottolineeremo domani, perché rappresenta uno sguardo che noi vogliamo tendere sempre di più all'Europa, lo vogliamo tendere come WISP, ma come organismo sportivo, per come dire, legare anche l'attualità, come anticipavo prima, rivendicare con forza verso i decisori politici, il governo centrale, le regioni, la giusta attenzione, ecco, verso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, tante di queste ora rischiano veramente di non riaprire più. E ovviamente guardiamo con attenzione anche il tema delle risorse più complessivo, e anche tutto il lavoro del nostro governo sul piano nazionale di ripresa e resilienza, perché contiamo che da quell'ambito possono arrivare risorse importanti per tutto l'associazionismo. Certo, anche per lo sport. Poi le chiederò in chiusura, Pesce, di ricordare ovviamente in breve l'appuntamento di domani, però un minuto con il presidente FIDAL Stefano May, tema ampio che ci riproponiamo di affrontare ancora in futuro. Abbiamo salutato pochi giorni fa il meno 100, per così dire, il traguardo simbolico, la distanza simbolica dai giochi di Tokyo. Lo stato della nostra atletica, le prospettive, c'è stata qualche turbolenza negli ultimi giorni, May, però mi sembra poi tutto sistemato anche con il direttore tecnico La Torre. Ma sì, non c'è stata, di fatto non c'è stata nessuna turbolenza, diciamo. Dialogo costruttivo allora. Sì, assolutamente, le ricostruzioni sono state fatte un po', diciamo, di parte, ecco, diciamo così, o ad arte, utilizzate voi meglio il termine che volete. Sicuramente c'è grossa sintonia tra me e Antonio La Torre con tutto il settore tecnico, non c'è mai stato un problema, semplicemente sono ancora un generoso, no? Non sono ancora forse politico abbastanza, quando mi si chiede il mio ideale di settore tecnico, io tendo a dire il mio modello ideale, che non significa che dopo le Olimpiadi cambia il mondo, semplicemente dico quello che è il mio obiettivo, no? Cioè, di avere una struttura fatta in un altro modo, solo quello.
E ovviamente le strumentalizzazioni, ma me lo dovevo aspettare, sono dietro l'angolo, ma io sono tranquillo perché quando no, male non fare, paura non avere, no? Si dice, e io credo di aver dimostrato nella mia carriera d'atleta, ma anche quella di dirigente, che io sono assolutamente per il lavoro condiviso e voglio che tutti lavorino all'obiettivo che è quello di andare a Tokyo nel miglior modo possibile. Quindi questo le turbolenze non ci sono, anzi i ragazzi devo dire che stanno lavorando benissimo. È ovvio che l'atletica è uno sport difficile quando esce dai confini nazionali, perché è partecipato, ci sono più paesi che aderiscono alla World Athletics che all'ONU, quindi diventa difficile vincere le medaglie. Però noi andremo con delle buone prospettive, con delle buone punte, ma soprattutto con una squadra giovane e anche piuttosto agguerrita, se è come quella che ho avuto l'onore di guidare ai campionati d'Europa indoor, dove moltissimi atleti giovani hanno fatto il proprio personale. E allora naturalmente in bocca al lupo a tutto il gruppo degli azzurri e delle azzurre della nostra atletica leggera per il percorso ormai sempre più ridotto in termini di giorni verso Tokyo. Prima di salutarvi entrambi, Tiziano Pesce, presidente della WISP, l'annuncio secco da vero speaker in vista di questa vivicità di domani. Sì, grazie, appuntamento domani mattina, domenica 18 aprile dalle 10 alle 12 in diretta a Facebook sulla pagina ufficiale di WISP nazionale, che verrà ripresa e rilanciata in diretta dal sito internet di Rai Sport. E allora grazie davvero a Tiziano Pesce, presidente della WISP, un saluto. Grazie a voi. E ovviamente salutiamo, grazie, salutiamo e aspettiamo presto su Rai Radio 1 anche il presidente della FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano Mei. Buon pomeriggio e buon proseguimento. Un saluto a tutti i radioascoltatori, arrivederci. Grazie, salutiamo i nostri ospiti. Allora,